Medici, infermieri, soccorritori autisti e volontari del 118 provenienti da tutta Italia si sono radunati a Squillace per discutere di sistema dell'emergenza sanitaria e ospedaliera in Calabria. Nel 13° convegno organizzato dalla SIS, Società Italiana dei Sistemi del 118, i direttori di centrali operative hanno relazionato su diversi argomenti, dal linguaggio di comunicazione in emergenza ai corsi sul dolore e il trasporto sanitario. La novità importante introdotta dal comitato scientifico sono i corsi di primo soccorso che si attiveranno nelle scuole medie e superiori. Il 118 territoriale, che lavora a gomito con l'ospedale, si presenta come un servizio indispensabile ed efficace. Noi lavoriamo sul territorio, quindi in qualsiasi momento, di giorno, di notte, lavoriamo al buio, lavoriamo sotto la pioggia, lavoriamo al freddo piuttosto che al caldo torrido d'estate, e quindi questo è fondamentale. Lavoriamo nelle abitazioni piuttosto che sulle autostrade, piuttosto che nei terreni agricoli, quindi noi siamo coloro i quali lavoriamo nel cosiddetto ambiente ostile. In ospedale è chiaro, come la squadra di calcio che gioca in casa, nel proprio campo che conosce benissimo, in mezzo ai propri tifosi. Per noi non è così, noi giochiamo fuori. Il 118 in Calabria, pur avendo 4 basi di elisoccorso e un personale capace e professionale formato a tappeto, presenta delle criticità per quanto riguarda la comunicazione in emergenza. Siamo una delle regioni mute e sorde che non ha ancora le comunicazioni via radio. Ci sono regioni del sud piuttosto che del nord, l'Umbria piuttosto che la Puglia, che non hanno ancora il servizio dell'elisoccorso. Attenzione però, perché noi soffriamo in Calabria di tecnologie che ancora non sono, sia a livello di centrale operativa che a livello di territorio, all'altezza delle altre nell'ambito italiano e soprattutto all'altezza dei tempi. Parlo del sistema informatico piuttosto che del sistema di comunicazioni.